gli argomenti che abbiamo trattato nella giunta, nelle discussioni che abbiamo fatto quando ero assessore con lei, avevano sempre forte questo orizzonte europeo, che poi ho ritrovato facendo parte del Parlamento europeo, ma che non è facile, non è comune, anzi è molto difficile oggi avere in mente in maniera così forte e chiara che c'è un orizzonte europeo più forte che non dobbiamo perdere di vista. E Marta sicuramente più di chiunque altro ha questa grande consapevolezza che soprattutto in questo momento secondo me è un valore aggiunto imprescindibile se si vuole fare politica in una maniera sensata e concreta, perché molto spesso sento parlare politici di ogni tipo, di ogni livello, di ogni partito, quindi è veramente una delle cose più trasversali che ci siano, ahimè, in Italia, che mi rendo conto non hanno la minima idea che ci sono ormai degli argomenti che non si possono trattare se non una dimensione europea. Ecco, oggi credo che avere responsabilità politiche di amministrazione e di governo, me lo dimostra anche il fatto che alla fine l'Italia ha dovuto per forza dotarsi di un governo che avesse questa capacità europeista. Ecco, senza avere un orizzonte europeo è veramente impossibile, impensabile, come pensare di governare con una benda sopra gli occhi. E secondo me Marta ha veramente più di ogni altro questa grande capacità di avere, non davanti, ma dentro di sé, un grande orizzonte europeo. E questo è un valore aggiunto che sicuramente ha un peso destinato a crescere nel tempo e sul quale, ad esempio, a me piacerebbe molto anche iniziare poi concretamente a fare delle cose collegate ai temi di cui mi occupo in Europa. Per esempio, uno dei miei grandi sogni, e poi adesso se ne parla molto, è immaginare un bilancio consolidato tra il comune e il bilancio europeo. Cercare di creare dei punti di contatto tra le dinamiche finanziarie di bilancio di un'amministrazione cittadina e il grande bilancio europeo, che può veramente consolidarsi in una maniera politica strategica molto forte a quello cittadino, come avevamo iniziato a fare quando ero in giunta, poi come ha sicuramente continuato l'assessore Miceli, sotto il profilo degli investimenti, della ricerca di finanziamenti. Quindi io penso che, l'ho detto anche tante volte, oltre alle ragioni affettive forti, poi di stima personale, anche di esperienza personale, perché un'altra cosa che mi ha sempre molto colpito in Marta è l'estrema correttezza con la quale si è sempre rapportata a me quando abbiamo lavorato insieme. Io posso dire di aver lavorato con lei in una dimensione di libertà veramente forte e trasparente, senza subire pressioni, senza subire condizionamenti. Oltre a questo c'è anche questa mia veramente grande consapevolezza che Marta è uno dei pochi politici che ho conosciuto che ha veramente dentro di sé un forte spirito europeo. E per me questa è una condizione imprescindibile per fare qualunque cosa abbia a che fare oggi con le istituzioni, fondamentale e imprescindibile doppiamente se si vuole amministrare una città.